Ho risposto con entusiasmo all'appello della Ministra dell'Economia Artane Risvanolli perché ritengo che un uso corretto dell'energia elettrica è di eccezionale importanza per l'economia del Paese, ma soprattutto per il benessere e le tasche dei cittadini. Ecco qualche suggerimento che voglio condividere con voi. Primo suggerimento: utilizzate lampadine a basso consumo ed elettrodomestici che hanno categorie energetiche AA e AAA. Se usiamo lampadine a LED risparmieremo fino al 90% rispetto a quelle incandescenza e con elettrodomestici di ultima generazione sino al 60%. Secondo suggerimento: staccate le spine e non lasciate i dispositivi elettronici in stand-by. Con questo accorgimento risparmieremo fino al 75% del consumo totale di elettricità ed eviteremo inutili sovrapprezzi a fine mese. Terzo suggerimento: usate le fasce orarie più convenienti. Usiamo lavatrici e lavastoviglie dalle 22 alle 7 della mattina e risparmieremo tanti soldi a fine mese senza sacrifici. Quarto suggerimento: usare correttamente il forno elettrico e quello a microonde. Usate il forno elettrico per cucinare sempre con la cottura ventilata. L'aria calda velocizzerà la cottura dei piatti e inciderà sui costi per un minore utilizzo. Quinto suggerimento: ottimizziamo i consumi installando, ove possibile, un impianto fotovoltaico. I pannelli fotovoltaici catturano l'energia solare e la trasformano in energia elettrica, il tutto in maniera assolutamente gratuita. Sono piccoli accorgimenti, nessun sacrificio, tanto risparmio a fine mese.